Anche se fatti d'attese che sembra non debbano finir, finir mai, o di clamori, di patimenti, di segregazioni, di gioie che struggono il cuore, lo stesso si rincorrono. È la nostra vita che ha preso un altro andare. Metello conobbe Ersidia quando essa aveva ancora le trecce legate a cercine come un'educanda, e così gli occhi e il viso. Un velo nero su quei capelli neri al funerale del padre. Una bambina cresciuta presto. Le sottane alla caviglia le conferivano eh, intera la sua altezza. Lei sorreggeva sua madre per il braccio e guardava il fratello, più ragazzo di lei, sui 15 anni. Era il novembre del 1897. Un freddo, un gelo. Metello si ricordava col solino sotto il collo, il vestito della domenica, il cappello in mano tirava un gran vento le foglie sopra avanzavano il corteo lungo i viali c'era la bandiera nera degli anarchici e c'era malgrado le lotte politiche le dividessero il gagliardetto rosso dei socialisti e quello della camera del lavoro era un comunardo che si andava a seppellire un muratore per il quale sul lavoro e nella vita tutti avevano sempre avuto e, e amicizia e considerazione ma quegli uomini pensavano più ad affrontare i soldati per via delle bandiere si aspettavano di vederli sbuccare di crocicchio in crocicchio che non al morto chiuso ormai nella sua bara in testa al corteo non era stato un gesto loro non una provocazione di anarchici e socialisti ma quinto l'aveva chiesto dopo c'era che era pre precipitato dall'impalcatura e prima di ispirare all'ospedale Portatemi via con le bandiere! Viva Cafiero! Poi aveva voluto i due figlioli al capezzale. Ricordatevi che io, vostra madre, e come l'avessi sposata. E lei, ersilia. Lo so, babbo, erano le tue idee. E sembrava una bambina che ripetesse una lezione, ma anche una donna alla quale tranquillizzava suo padre moribondo e mentalmente, forse, diceva una preghiera. Metello era vicino a quel letto e la guardava. La guardava camminare davanti a sé pochi passi nel corteo quando, come ci si, ci si aspettava, risuonò uno squillo di tromba e sopraggiunse il plotone dei soldati. Volò là, volarono che pi e saltarono diversi gemelli dei solini. Fu sparata in aria una scarica di fucileria. Il carro funebre era scomparso, siccome la pariglia aveva preso la mano al cocchiere. L'indomani si seppe che il carro aveva urtato di fianco un omnibus a cavalli e la bara era rimasta scoperchiata al vento nel mezzo del viale. Dal tafferuglio, le sole uscirne intatte, erano state le bandiere che gli alferi, protetti dai compagni alla prima ondata, avevano messo in salvo sventolandole di lontano. Metello e qualcun altro dovettero trascorrere la notte in guardina. Il delegato, a cui erano stati consegnati, e che non era un boia, mosche bianche, ma ce n'era, ce n'era sempre state, preferì non guardare negli schedari. Li rilasciò all'alba, in tempo, perché gli aves, chi aveva da lavorare non perdesse la giornata. Ersilia lo aspettava davanti al cantiere. Non era ancora sparita dalla massicciata, la macchia di sangue lasciata via da suo padre gli andò incontro e gli porse la mano. Eh, grazie anche a lei per tutto e per la colletta. Come ho detto anche agli altri, l'ingegnere ci ha aggiunto di suo 100 lire. Così potete tirare avanti per, per quanto. Non era di già più una bambina, ora se ne accorgeva, o forse no, il busto la sorreggeva, le sporgeva il seno, il suo sguardo era triste ma fiero. Speriamo fino a che non. A che non, nece, non sono necessarie, la disse. Ebbe un sorriso che non contrastò per nulla col suo dolore, ed egli doveva fare uno sforzo, sforzo e ripetersi che essa era la figlia dell'anziano compagno morto sul lavoro per non guardarla in un certo modo e non sviare la conversazione. Una brutta nottata in carbonaia. C'ero già stato un'altra volta. Non mi è riuscita nuova. E eh, in tre anni di ferma che ho fatto da soldato, ne ho macinata di cella. Ci hanno perfino lasciato i lacci e le cinture. Era suonata la campana, ma Di lo chiamava. In fretta si salutarono. Presto, Metello si sarebbe dimenticato perfino il nome di ersilia. Egli aveva sì la testa alla politica, tuttavia, come sempre, ce lo dovevano tirare le circostanze. E ora la minaccia della disoccupazione, ma anche all'amore. Ne poteva dire di essersi impegnato appunto perché gli piaceva prendere e lasciare una per cantonata, aveva 25 anni, era un bel giovane operaio e non gli mancava la parlantina. Fu un brutto inverno, chiuso il cantiere del Romito con nemmeno mezzo toscano nel corso di una giornata e una primavera in cui si incominciò e si lasciò in tronco il lavoro in Villa Magna, quindi erano accaduti i moti di quel maggio del 98 ai quali sempre così pareva sempre tutto combinato metello si trovò in mezzo e ne avrebbe fatto volentieri a meno ma a uscire di casa di martedì 6 e approvare chi gridava pane fu spontaneo come spicca l'acqua dalla sorgente le labbra pronunciano le parole dopo tre mesi di disoccupazione e ripugnandogli l'idea di mettersi un'altra volta a lavorare da facchino, non più soltanto a mezzo sigaro gli mancava, ma giusto anche per lui era questione di pane, di fitto arretrato, di debiti da pagare, di logione per la Ida promesso alla fidanzata del momento, sempre che non lo animassero degli ideali. Poi trovarsi in prima fila negli scontri di Piazza Vittorio venne di conseguenza, sarebbe stato assurdo il contrario. Una colonna di dimostranti proveniente da San Frediano, c'era Gemignani in mezzo a loro, lo conosceva di vista, era un collega, si erano incontrati al funerale di Pallesi, l'aveva come rimorchiato. Costoro non seguivano una bara, era gente scalmanata, carica di odio e di fame. L'ipotesi di uno scontro, più che temerla, la, la ignorava. Il corteo sbucò da via Strozzi. Metello c'era entrato in mezzo, da qualche minuto appena e i militari uscirono di dietro il monumento di re galantuomo e di sotto i portici dove stavano acquartierati. Fu un parapiglia. Egli non fece in tempo a roteare le braccia che un calcio di fucile gli calò sulla testa e lo stordì. Soltanto giorni e mesi dopo seppe come erano andate le cose a Milano e nel resto d'Italia. E che a Firenze c'erano state decine di feriti: cinque morti a sesto, uno a Riccoborli, tre alle Caldine, nove in tutto il giro dei colli che abbracciano la città. E come avevano preso lui, avevano preso del buono, avevano preso Turati, Pescetti no, malgrado la sua gamba matta. Tenuto un comizio e battuto olio santo sul fuoco di quella disperazione, era scappato fino a Roma rifugiandosi in Parlamento. Poi gli riuscì di espatriare. Intanto Metello si trovava ammanettato e questa volta non se la sarebbe cavata con una notte di guardina. I più li avevano chiusi alla fortezza da basso, lui e altri alle murate. La sera successiva l'arresto, erano già stati condotti al carcere e ristretti nel camerone. Ci fu di certo come una tregua, un accordo tra le guardie e quelle donne che da ore vociavano dalla strada. Loro si arrampicavano a turno sulle sbarre del camerone. D'un tratto si fece un silenzio e una donna gridò: Arrestati di ieri, ascoltatemi! Abbiamo ottenuto di potervi salutare uno per volta. Ma voi non rispondete, se no ci mandano via con la forza. Non possiamo darvi nemmeno notizie di casa, se no dicono che c'è dell'intesa. I prigionieri avevano fatto gruppo sotto le sbarre, erano una trentina, e la più parte, l'uno all'altro sconosciuto, si mordevano la lingua per trattenere il fiato e le parole. Incominciò nel gran silenzio la chiama. «Io sono la moglie di Monsani Federigo!» gridò la stessa voce. «Diteglielo se lui non ha sentito! Gigo Monsani, sua moglie lo saluta!» Io sono la moglie di Baldinotti Armando. Baldinotti Armando, son la Gina. Gridò la seconda e la terza. Martini Pisacane, son tua moglie Lidia. Gemignani Giannotto, sono Annita. Gridò la quarta. Nel camerone, ad ogni nome, un agitarsi di teste. Un improvviso vuoto nella calca perché l'uomo potesse arrampicarsi sulle sbarre da dove tuttavia non si arrivava a vedere la strada, ma il tetto di rimpetto e le poche stelle in cielo. «Qui c'è una vecchia che non ha abbastanza voce!» tornò a gridare la moglie di Ghigo Monsani. «E la mamma di Pannanti Sergio!» si interruppe. «Pannanti! Pannanti Sergio, il falfondaio!» Metello si teneva da un lato, siccome nessuno l'avrebbe chiamato, non certo la prussiana che gli aveva sfuggito, non qualcuna delle sue belle, non Pia, non Garibalda, non Viola, nemmeno, non ci sperava. «Son la moglie di Fioravanti, il tornitore! Fioravanti Giuseppe, il tornitore! Giulio, Giulio Corradi!» gridò una voce e si sentì il pianto che la strozzava. «Sestilio, Sorrosina, Pantiferio Mero!» Son la figliola di Pantifero Mero, c'è anche la moglie che lo saluta. Ora, tra i carcerati, alla sorpresa, al primo impeto di gioia, era succeduta una tensione nervosa. Resistevano sempre meno a lasciar senza risposta a quei richiami. Si capiva che prima o poi qualcuno avrebbe ceduto. Già il grosso Monsani, rosso di pelo, e con la taglia di Sansone aveva dovuto intervenire di prepotenza chiudendo la bocca di Corradi, il quale davvero non c'entrava con la rivoluzione e da due giorni piangeva, le lacrime scendevano a bagnare i suoi onesti baffi di impiegato della prefettura. Attraverso Piazza Goldoni per andare in ufficio e, e m'hanno preso. Non ho ancora trent'anni, la carriera rovinata. Il generale Sani mi conosce, ho uno zio capitano. Nessuno mi crede. ripeteva, né si rendeva conto che Coteste benemerenze poco lo aiutavano ad affiatarsi nella convivenza con, tra cui si trovava. Tante teste ora, l'una accanto all'altra, voltate di fianco per tendere l'orecchio tutti visi nella poca luce, visti di profilo e attenti, pronti a scattare su per le alte sbarre del camerone. «Sono ancora io, Antonietta Monsani, parla nome della moglie di Lucarelli Egisto, sta bene, ma per via degli anni non ce la fa coi polmoni». Quindi, come anticipando il proprio turno, fu questa l'impressione precipitosa, si annunciò una giovane e chiara voce, Salani Metello! Sono ersilia! Salani Metello! Sono la figliola di Pallesi! E subito dopo uno scalpitare di cavalli, ordini bruschi sulla strada, intimidazioni, urla, invettive, gridi! Sui quali potente, carica di collera e di offesa, dominò un attimo ancora la voce di Antonietta Monsani: Carogne! Sbirri! Uomini! Hanno messo lo stesso l'assedio! Vigo, mi porta a anche a me! E come un'eco so, sola si innalzarono gli insulti, le bestemmie, le grida del camerone. Infine esploso, con tutti i suoi uomini aggrappati alle sbarre: Antonietta, Gina, Lidia, Rosina, Annita, ersilia, ersilia! Finché tornò il silenzio, sopito anche l'uggiolio del Corradi. Notte alta. Nel tamfo già spesso del camerone, forse Metello fu il solo a vegliare, era l'alba ed egli si diceva, esco e la sposo. Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze decisive per la nostra vita, ci si risponde che è destino, che è successo non sappiamo come. Simile al bosco d'estate, c'è una gran quiete gli alberi riparano dal soleone, è un refrigerio ed un tratto il bosco tanto fresco e dombroso s'accende e col vento che si leva, d'albero in albero, diventa una fiamma sola, così un sentimento è entrato dentro di noi, è legna verde ed improvviso brucia. Ersilia non aveva dimenticato né il suo viso né il nome e la ricordava Metello con simpatia diciamo Ignara che il proprio cuore viveva nella sua aspettazione. Tuttavia, in quei giorni, ella prometteva a se stessa un diverso destino. Nel laboratorio, dove da qualche tempo lavorava, erano una decina di donne, confezionavano i fiori finti. Lei era la più giovane. Era bella perché aveva 18-20 anni e l'argento viva addosso, come dicevano coloro che la conoscevano. Il padrone se n'era invaghito, la voleva sposare. Costui era un uomo di 40 anni, educato, sapeva farsi apprezzare. La moglie gli era morta in seguito a un aborto e la sua casa, grande, comoda, chiedeva una donna che tornasse ad abitarla. ersilia si era lasciata persuadere, ma ancora non le riusciva, di chiamarlo Lorenzo, signor Roini. Le veniva più naturale. Erano andati a dar parola in municipio. Cotesta mattina, allorché incontrarono un gruppo di dimostranti che gridavano pane e agitavano i bastoni, era gente di San Frediano del suo quartiere. Ersilia li conosceva, gente che davvero aveva fame, anche se c'erano dei teppisti in mezzo a loro. C'era Lucchesi, un ladro uscito da poco di galera, un affamato pure lui. Ma accanto a Lucchesi c'erano Ghigo Monsani, c'era Giannotto, c'era Fioravanti, il tornitore, tutti amici di suo padre. Giannotto faceva il muratore. Giovane, sui trent'anni, aveva sposato Annita con la quale Ersilia era cresciuta insieme quando ero ancora una bambina. Ora faceva la sigaraia e per la prima volta si trovava incinta, al quinto o sesto mese. Milano in mano al popolo gridavano: Alla prefettura, alla prefettura! Pane, pane! Sfruttatori del popolo! È venuta la vostra ora! Ersilia pensò fu un attimo che guardando bene mentre le sfilavano davanti scalmanati forse avrebbe potuto scorgere suo padre e subito fu un attimo quasi le sembrò di doversi consolare che suo padre fosse lontano di lì, ormai e per sempre, al sicuro. Il suo futuro sposo l'aveva strappata per un braccio e fatta riparare dentro un portone. Ci vorrebbe la forca, aveva esclamato. Tra i dimostranti c'erano i più giovani, assieme agli anziani. C'era Giannotto appunto e c'era Guido Ciappi, un calzolaio, che l'aveva corteggiata e poi era sembrato darsi pace proprio quando avrebbe avuto più tempo per starle attorno, siccome si era sistemato in uno sgabuzzino accanto a casa. E le donne, per poche che ve ne fossero, erano le più eccitate. Miranda le capeggiava. Era una sua amica, era stata anch'essa sigaraia e l'avevano licenziata. Ersilia non si stupì di vederla. Da che le avevano mandato il padre al domicilio coatto, Miranda sembrava morsa dalla tarantola, come si diceva a San Frediano. Tale adesso le appariva. Un fazzolo, fazzoletto rosso le fasciava la fronte, aveva le maniche della camicia rimboccate. Miranda! E la chiamò. Il Roini la spinse dentro l'atrio dove erano riparati. «Sei pazza!» le disse. «Era da tanto che covavano questa uscita. Delinquenti!» «Non è vero!» ella disse. «Hanno ragione!» «Io sono una persona che ama la pace e tu, bambina, dimenticati l'ambiente in cui sei cresciuta. Siamo intesi?» Ella non gli poteva rispondere. Alle loro spalle era sopraggiunto un uomo che intendeva chiudere il portone. È il 48, 50 anni giusti, non ve ne accorgete? Prego, prego, diceva. Aveva la barba brizzolata, un tocchetto nero in testa, era alto e un po' curvo. Via, via, li sollecitò. La strada era improvvisamente deserta, coi negozi serrati e le finestre chiuse. All'orizzonte, all là dove cominciava Ponte Vecchio, in quella luce e in quel silenzio si potevano immaginare delle barricate. Sbucò un landò da via delle terme, coi, coi cavalli sferzati dal co cocchiere e le tendine abbassate. «E la rivoluzione?» disse l'ebreo, chiudendo il portone. «Hanno colto le autorità di sorpresa, ma non andranno lontano», disse il roini, trascinando quasi Ersilia per la mano. «Su, svelta, faremo in tempo a raggiungere il laboratorio». Ella si liberò della sua mano che la stringeva. «Hanno ragione», ripeté. «ascolta bene Ersilia». Ti conviene obbedire? Non soltanto io sono ancora il tuo principale, ma è come se fossi già tuo marito. Tu, abbiamo fatto proprio ora le pubblicazioni. Oh, Ella esclamò e gli rise in viso. Allora vale a scancellare, <ride> perché tu te lo puoi togliere dalla mente di diventare mio marito. Ci vogliono uomini d'altro da, genere per una donna che è nata in San Frediano. E fu in contesto preciso momento. Si possono mai spiegare certe reazioni? Che vivo parlante, come fosse il terzo tra loro, ella si era ricordata di Metello. Gli parve di riudire la sua voce. Ci hanno perfino lasciato i lacci e le cinture. Ora. Il quartiere di San Frediano sempre racchiudeva nel cuore delle proprie strade le pareti del Carmine e prolungava le proprie case fino alle pendici di bello sguardo. Non era un granché diverso da come quindici anni prima lo aveva rivelato agli stessi fiorentini un cronista avventuratosi tra le sue vie e piazze con l'animo del missionario e la baldanza dell'esploratore. Demolito il vecchio ghetto, costì il secolare squallore della città sussisteva. Né le topaglie di San Nicolò, né le piccole corti dei miracoli adiacenti la chiesa di Santa Croce e San Lorenzo potevano contendergli il primato. Agli occhi degli onesti San Frediano rappresentava il punto particolarmente nero, dolente e vergognoso dell'estetica e della morale. Dell'educazione dell'igiene, diciamo con parole loro allora usate della giustizia sociale. Appena un ponte li separava, se non una strada, da Cotesta suburra. Non di meno, era un territorio, una repubblica, che si ignoravano e non ridivano al pensiero di porvi piede. C'è di là d'arno un quartiere dove le facciate delle case, se può darsi tal nome a sì orribili catapecchie, sono specialmente in certi punti stonacate, ronchiose, incatorzolite, scabbiose, gli acquai con sgrondi rotti, tanto che ne dilaga sulla strada, appuzzandola. Un fiumiciattolo nero che menense in sé feccia e lordezze di ogni maniera e lascia sedimenti e il limaccio per dove passa. Gli stessi nomi di quelle viuzze riescono nuove a fiorentini più vecchi. Pochi hanno udito parlare della Sacra, delle mura di San Rocco, di Malborghetto, di Via del Leone, del Campuccio. Ci sono case mezzo diroccate, le pareti crepolano da ogni parte, gli affissi sono andati a catafascio piuttosto che per porte, vi entra strisciando per certe buche a modo di rettili, per corridoi così stretti che allor allargando le braccia e i gomiti toccano le pareti. Le casipole sono divise in quartieri di una o due stanze, se guardate di fuori. Quei tuguri hanno aspetto di doversi sfasciare ogni momento a cascar nella strada in mucchi di calcinacci. Questo era il luogo e la sua gente, un quartiere dove la polizia non va a fare certe operazioni se non a squadre di 12 o 14 uomini. Dove il minimo subuglio può tirar sulle strade, a calcare insieme a un tratto centinaia d'uomini e donne furenti, vi dico, che c'è un gruppo di strade segregate, che non servono come arterie di circolazione, ma sono tutte chiuse in sé e vi pullulano i ladri, i manutengoli, vi brulica la marmaglia, la bordaglia, la schiuma e il marame della popolazione insieme a Cozzata. Era il quartiere del vecchio Pestelli, e Caco aveva trovato il suo migliore amico quel Leopoldo, rimasto ginnasta di circo e caffettiere. Che una volta, per favorire la fuga di Caffiero, aveva affrontato gli agenti che lo braccavano e presi nei due per i risvolti della giacca e sollevatili da terra le aveva sbattuti testa contro testa come due burattini finché appunto come dei pupi non avevano ripiegato entrambi la testa su di un lato era il rione di Quinto Pallesi di Gigom Monsani di Fiorafa Fioravanti il tornitore Gente che coi ladri, coi mendicanti, coi ruffiani, con gli schedati per delitti comuni, i bari e gli assassini ci abitava porta a porta, ci beveva insieme, ci giocava a carte onestamente, li trattava e ne era rispettata, ma ci aveva poi per il resto poco in comune. Vi dico che tra questa bruzzaglia ci sono pure centinaia di poverissimi mestieranti, gente che si serba incontaminata al contatto più pestilenziale, scriveva il nostro Magellano. C'erano degli anarchici tra, colo, tra, colo, tra costoro, ora dei socialisti, per questo interessavano anch'essi la questura. La società da loro aveva magari di che temere maggiormente, ma a lunga scadenza. Non si poteva far confusione. Era, infine, il quartiere dove era nata e dove viveva Ersilia, dove Metello aveva avuto raramente occasione di sostare, sempre incontrandovi tra un'osteria, un bordello e una bottega di trippaio, facce amiche, coscienze pulite e mani faticate meno che mai egli vi si sarebbe trovato a disagio in seguito venendo ad abitarvi lui che aveva conosciuto i vicoli e i bassi del vasto e di mezzo cannone. Ciò, al contrario, lo avrebbe indotto a riflettere che se onestà e furfanteria, vizio e virtù, prostituzione e amore potevano coesistere là dove il bene e il male apparivano pur sempre mischiati e indistricabili, era la povertà che li accomunava rivelando caso per caso la naturale resistenza degli uni e il fatale abbandonarsi degli altri e come bighellonando per porto, il suo camerata livornese diceva mi sembra di essere in darsena a casa mia lui stesso tra quella gente e quei vicoli della duchesca e della vicaria più volte si era scoperto a dire ma questa non è Napoli è San Frediano poi, in attesa del silenzio, ridendo del dialetto che gli sembrava oramai di possedere, finivano per convenire che tutto il mondo e paese e l'Italia è incontestabilmente una. La patria esiste, per cui era giusto che compissero il servizio militare. C'era davvero qualcosa e qualcuno da difendere, non soltanto il re e non soltanto le frontiere. Ora San Frediano gli aveva portato Ersilia. Finché Metello rimase alle murate, Ersilia eh, si partì dal suo quartiere di San Frediano per raggiungere via Ghibellina, col pranzo chiuso dentro il tovagliolo. Poi, siccome non essendogli parente, le avevano negato il permesso di raggiungerlo in parlatorio, ella tornava a casa, si rileggeva l'ultima lettera di Metello e gli rispondeva La strada per via Ghibellina non mi è nuova, capitava ogni tanto anche a mio padre. Non faceva nulla di male, ma l'avevano preso di mira per via che era stato in Francia e poi implicato nei fatti del 78. Io, a quell'epoca, non ero nata, sono dell'80, ho 18 anni compiuti. Io, invece, quei fatti li conosco. Come ci fossi stato, fu tutta una provocazione. L'ho letto anche su un libro che mi è servito da sillabario. Tu pensa che appena esco ti sposo? Aspetta a dire: Esco e ti sposo. Potrebbe essere un progetto sprecato. Sappi che ti avevano arrestato. Seppi che ti avevano arrestato, me lo disse la moglie del Pisacane Martini. È una mia amica. C'era anche la figliola di Fioravanti, il tornitore, siamo state bambine insieme. Lo sai che hanno arrestato quel giovanotto che si dette tanto da fare per la colletta quando morì tuo padre? Allora venni a salutarti a quel modo. Mi ci portò l'istinto, ma può darsi fosse compassione. Non sono ancora sicura di volerti bene per davvero. Ogni tua parola ti sbugiarda. Tu mi vuoi lo stesso bene che ti voglio io. Siamo fatti su misura. Mi bastò sentire la tua voce. Più i giorni passano e sono lunghi qua dentro, 48 ore, più me ne persuado. Arrenditi all'evidenza. È come quando si è coperto il tetto e uno volesse sostenere che siamo arrivati appena al primo piano. L'evidenza è proprio questa, che tu sei costa dentro e io a malapena mi ricordo il tuo viso. Era un dialogo, con lettere scritte anche di più lontano, mezz'Italia e una striscia di mare, siccome egli doveva scontare il domicilio coatto. Ella aveva lasciato il laboratorio di fiori finti per staccarsi definitivamente da Roini, era entrata come faticante all'ospedale, non di meno ora poteva ricordarsi del suo viso, Andò dove Metello ultimamente aveva abitato e con un suo biglietto, pagati tre mesi di fitto di cui egli era in arretrato, prese tutte le sue robe. C'erano col vestito della domenica e le scarpe che essa gli spedì insieme alla biancheria, dopo averla rammendata, delle lettere e cartoline, quelle dei Tinai e quelle di Del Buono e di Chellini che Metello conservava, e tre fotografie. Guarda, leggi, vedrai che non ci sono né lettere né ritratti di donne, nulla», egli le scriveva. «Certo, non mi ci avresti mandato se ci fossero stati, ma poi che bisogno c'è che tu me lo dica? Dal momento che ci dovremmo sposare, qualche donna l'ho avuta nella mia vita, sarei un bugiardo a negarlo, sono un uomo e porto i pantaloni, ma non hanno contato nulla, nessuna, eccetto una» non perché me ne fosse innamorato, ma perché era una creatura particolare e mi fece del bene. Era una vedova, una maestra. La vidi l'ultima volta cinque anni fa, si era risposata e aveva un figliolo. Da allora no, non ne ho più saputo nulla, te lo giuro. Ella aveva adesso di lui tre fotografie, nelle quali tuttavia egli non era mai solo. In una stava in gruppo con dei soldati, la Giga di Napoli, egli le scrisse, ma aveva gli occhi spauriti, si era tagliato i baffi. Era indivisa e lei non lo riconosceva, in un'altra era tanto piccino che appena si distingueva al centro c'era uno specchio di piazza Vittorio, allora in costruzione, con badolati eh, sulla porta e metello su per aria si sporgeva dai ponti. Era un ragazzo, teneva il berretto sugli occhi, era lui perché lui lo diceva. È una fotografia dell'88, dell'89, ci deve essere la data. Io sono il secondo in alto a partire da Mancina. Nella terza, la più recente, lì sì lo riconosceva. Accanto a lui c'era del buono. ersilia prese le forbici e lo tagliò. Non voleva testimoni. Aveva messo il ritratto di metello sul comodino. Gli diceva buongiorno, buonasera, un giorno di meno amore. Poi gli scriveva: Aspetta, dire, torno e ti sposo. Anche ora che ti ho a capo del letto sono lontana dall'aver preso una decisione. Non ci contare. E gli mandò il suo ritratto. Lui insisteva, non ne poteva fare a meno. Voleva andare da Schoenbosch, ma costa troppo, caro. Mi, mi, ci, 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 servono, eh, ci servono le principesse e i cardinali. Ho ripiegato sullo studio Petrelli che sta in via San Zenobi. Si risparmia e il risultato è uguale. Lo stesso, non ci sono bastati tre giorni di paga, perciò non lascio pare. È la prima fotografia che mi faccio e non mi pare d'essere venuta male, sei venuta come sei, una pittura, era il marzo del 99, passò la primavera e l'estate dall'isola, e nell'isola e le scriveva, di me ti ho detto tutto, ora mi farebbe piacere sapere qualcosa di più della tua persona, va bene che hai preso il carattere di tuo padre, anche se non ti hanno mai entusiasmato le sue idee, ma come hai fatto a restare la ragazza che sei, abitando da quando sei nata, in San Frediano? Caro Metello, caro il mio cocchino, ella gli rispose, mascherando nell'ironia il sentimento che l'animava. Non sono un fiore sbocciato sulla mota, non sono né una mosca bianca né un'eroina, ragazze come me che non sono mai state sulla bocca della gente in San Frediano, ne trovi a dozzine, e avrei potuto offendermi della tua domanda, ma sono sempre in tempo, caso mai ci dovessi ripensare. È il nome che ci siamo fatti per via di Malborghetto e compagnia. Non che non sia vero, è vero e come, ma d'altra parte ti verrà chiaro che restare onesti e puliti non è poi una gran fatica. A quanto ho potuto vedere coi miei occhi fin da bambina. Tra le mie strade, chi si è lasciato andare ci aveva dell'inclinazione o degli esempi in famiglia ce l'hanno trascinato. Fame per fame, patire per patire, a fare le persone per bene si risparmia fiato e sudore, poiché nessuno è cattivo e ti fa del male se non sei tu cattivo e non fai del male. Non c'è né galantuomini né ladri. L'ingiustizia, diceva mio padre, è generale ed è proprio così, almeno di qua ad Arno, non so altrove. Ma era di te e della tua persona che io ti chiedevo perché non me ne vuoi parlare. Ho fatto la terza elementare, questo lo puoi vedere da come scrivo. Se c'è un maestro così nell'isola, fammi mettere il voto e fagli correggere gli errori prima di passare le mie lettere alla chiacchiera il simile farò io con le tue. Dicono che ho conosciuto mio padre per la prima volta che avevo cinque anni, il perché lo sai, fino a quindici. Ho aiutato mia madre e ho sempre fatto la seggiolaia. Poi ho imparato questo mestiere dei fiori. Altrimenti sarei entrata in manifattura e se non ci fossero stati i posti, faticanti all'ospedale con la speranza di salire di grado come ora ma non è questo che ti importa credi non lo capisca ti importa se ho avuto dei fidanzati sì un paio no non è vero sia sì, un paio sono stati più insistenti degli altri si sono ci sono andata qualche volta a bere una gazzosa ma sempre dentro stanfrediano non mi piacciono non mi piacevano e li ho subito attaccati poi sono stata lì lì per sposarmi col mio ex principale. Ma non era una cosa seria e me ne sono tirata indietro per tempo. Ho ancora da incontrarlo l'amore, ma esiste? Se esiste, ersilia, vorrei tu mi potessi vedere e leggere nel pensiero.